Là dove c'era l'erba, anzi una foresta, ora c'è una zona desertica, ma al di là della parafrasi da Celentano, il progetto Amur per il villaggio di Bissir in Burkina Faso punta ora a un processo di reversibilità anche grazie alle tecnologie, in primis i pozzi, che proprio Amur ha importato. Allora, quando recentemente sono stato in Africa, ho scoperto che i nostri collaboratori stanno portando avanti un progetto ecologico. La cosa ci è piaciuta tantissimo perché non ci siamo mai cimentati in questo campo, però lo riteniamo di fondamentale importanza proprio per la sostenibilità ambientale. Hanno recintato una zona di diversi ettari e adesso stanno già piantumando tantissime piante. Questa era una zona che anticamente era una foresta, ma col tempo si è desertificata perché non piove mai o piove pochissimo. Adesso a luglio-agosto ci sarà la stagione delle piogge, per cui stiamo proprio improntando tutto e piano piano vorremmo che questa zona diventasse una foresta come una volta. Una volta, diciamo, finito questo progetto, cercheremo delle certificazioni, perché questo è un progetto, diciamo, pilota, e vorremmo replicare questa foresta e ampliarla il più possibile. Un progetto ecologico che va avanti e si affianca ai tanti altri lanciati proprio in Burkina Faso. Nell'Africa occidentale, villaggio di Bissiri, vicino al villaggio di Bissiri, insomma, a qualche chilometro di distanza, villaggio dove noi siamo presenti da tempo, dove abbiamo una scuola, dove abbiamo una clinica, abbiamo recentemente aperto una farmacia, insomma, stiamo facendo diversi progetti in quel posto proprio.